wanna shake the ground. E come poteva iniziare in un altro modo il mio racconto di questa giornata con l'iPhone XS Max, se non da un aeroporto? Sto volando a Roma, sto facendo un timelapse e la cosa che mi stupisce sempre è come su iOS la notifica del wallet sia sempre precisa, cioè c'è la carta d'imbarco giusta al momento giusto, cosa che su Android non mi capita mai, cioè non mi capita mai di prendere un Android Wear, girarlo e trovarmi lì la notifica giusta della carta d'imbarco proprio prima del tornello. No, io stavo lì con Pirlo nel lounge a fare il video e non mi sono accorto che era tardi, quindi voglio dire, sì, la carta d'imbarco è arrivata puntuale, io un po' meno, dai, devo correre. Arrivo! Galeazzi c'è, scusi il ritardo, mi ero perso nella lounge. No, è che abbiamo il parcheggio dell'aereo, non penso, quindi dobbiamo anticipare di qualche minuto la partenza del Puma. Grazie. All the neon signs, now they shout to me and you to write a story on a shape that new. Sì, che poi tra l'altro finché è utile, vedete, rimane qua nella home, senza bisogno di sbloccare il telefono, basta tappare e avete la vostra bella carta d'imbarco. Ci sono delle cose che mi fanno incavolare su iOS, ma altre che sono veramente comode. Certezze nella vita, la prima è che l'applicazione di Alitalia per iPhone fa comunque schifo come quella per Android e che mia zia Elisabetta mi fa sempre gli auguri di compleanno il giorno prima, ma porta malissimo. Beh, però c'è anche un'altra certezza, che la tastiera è veramente sempre molto veloce, anche con questo nuovo 120 Hz di refresh sulla velocità del touch è molto più veloce e reattiva, e che sotto luce del sole, eh beh, è un gran display. E adesso andiamo a noleggiare la macchina perché ci aspetta Vallelunga. Là ci sarà mobilità sostenibile elettrica, qua gli autonoleggi non le hanno ancora. Ok, è sicuramente presto per dare un giudizio sulle prestazioni e su come va, però le prime impressioni sono che questo A12 effettivamente fa andare molto meglio questo telefono rispetto ad iPhone X, molto, no, diciamo un po' meglio rispetto a iPhone X. La cosa di cui mi sono un po' pentito è aver scelto il Max, perché usa una mano veramente difficoltoso, molto più difficoltoso secondo me di iPhone 8 Plus, che ok ha le stesse dimensioni, ma il Plus aveva il plus di poter prenderlo meglio da sotto, da sopra, perché i due fascioni ok saranno brutti ma ergonomicamente erano comodi. Vabbè, devo ritirare questa vettura. Ah, c'è una prenotazione? Sì. Gruppo B, siamo poveri. Andrebbe bene un gruppo A invece, una smart più piccola. Devo arrivare fino a Vallelunga in maniera anche un po' veloce. La smart ci arrivo. Sì. Non ho troppo. Può dare anche un gruppo C? No, e non ce l'ho. Un gruppo D? Un van, un SUV. Se può attendere un po', magari dietro no, purtroppo la no. Smart ce l'ho. No, va bene la smart. Dai. Però in effetti è un peccato che non si possano noleggiare auto elettriche, che gli autoleggi non siano ancora così ben attrezzati, perché alla fine non si fa, quando si noleggia una macchina non si fanno mai tantissimi chilometri e nei parcheggi si potrebbero benissimo ricaricare. Vabbè, sorpresa. Ok, e adesso gli aspettano 47 minuti di navigazione, quindi metterò sotto stress la batteria, che mi sembra decisamente interessante. Sono all'85%, questo è l'andamento della scarica, e anche Apple Watch che ho caricato ieri perché stanotte l'ho tenuto al polso, mi doveva svegliare all'alba, è al 74%. Il GPS l'ha un po' sofferto. E qualcosa mi dice che sono nel posto giusto. Vai, andiamo, centro congressi, prima conferenza, e poi mi sa che andiamo anche in pista. No, vabbè, grandissimo. A parte il fatto che questo telefono con poca luce fa veramente ottime foto, ma sta parlando dei mezzi alternativi elettrici e ovviamente ha nominato il monopattino come mezzo top.
Appena uscito dalla conferenza stampa, lui si è comportato veramente molto bene, sempre fluido, reattivo, belle foto anche con poca luce, nessun problema, ma forse è più interessante che io vi racconti cosa mi hanno detto alla conferenza stampa. Nuova applicazione di Enel X Recharge e accordi con altri operatori, quindi interoperabilità finalmente di alcune colonnine, ovviamente non tutte, che si troveranno dentro l'applicazione, applicazione ridisegnata, più profili, ma anche molta più velocità di iniziare la ricarica, soprattutto di terminare la ricarica, perché con quella vecchia c'era qualche piccolo problemino. E poi una serie di nuovi prodotti. Juice, il nome, e parto subito a far vedere questa, che secondo me è una genialata. Guarda in alto, perché sono dei lampioni connessi, smart, ovviamente con la presa per la ricarica di tipo 2, già in produzione, dovrebbero essere disponibili già in questo fine 2018, in varie tipologie, in varie altezze. Permettono alle municipalità anche di espandere il wifi, di fare della sorveglianza, perché possono essere anche dotate di telecamera, insomma, secondo me genialata. E poi altri due prodotti, il Juice Box, che è una wall box, quindi quella che si mette nel box di casa, banalmente, eccola qua. La novità è che è connessa LTE, wifi, carina, fino a 22 kW di potenza. Ha l'intelligenza di capire quali sono i carichi in casa e quindi andare a dare priorità di carico, ovviamente, alla macchina se ci serve, ma se non ci serve dare priorità ai carichi di casa, e poi quando magari non state usando lavapiatti, lavastoviglie e forno, caricate la macchina per non mettere dei contatori troppo potenti. E poi la nuova colonnina di ricarica pubblica, la Juice Pol, che beh, molto carina, perché ha un display molto grande, vedete qua, 8 pollici, ma soprattutto ha questo ring LED che ci fa capire, anche se siamo distanti, se la colonnina è libera oppure è occupata. Ma girando qua nel paddock di vetture elettriche, non lo so, adesso gli faccio una sorpresa, ma ho visto un adesivo particolare sul cruscotto di questa Leaf. Ma come mai tu viaggi con una Leaf, tra l'altro sporchissima, inguardabile, scusa se te lo dico, ma è proprio così, vuol dire che è vissuta, con un adesivo sull'indicatore della ricarica, del range, dell'autonomia? Ma come fai? Non c'è l'ansia da ricarica? Non ho ansia da ricarica perché utilizzo l'app Power Cruise Control. Utilizzo questa app che in pratica elimina l'ansia da viaggio, poiché ogni itinerario non necessita di un determinato quantitativo di energia. Quindi se abbiamo l'energia sufficiente, perché dobbiamo farci venire l'ansia? Per esempio ora dobbiamo andare a Torino. Questa macchina ha fatto il giro d'Europa nelle settimane scorse. Tu hai fatto 7000 km andata e ritorno nei paesi del nord. In 12 giorni, arrivando in Estonia e poi tornando da Danimarca, Svezia, Danimarca fino alla Francia. Allora ti faccio una domanda, scusa, prima dell'applicazione. Quanti chilometri ha la tua Leaf? La mia Leaf ha 115.000 km. Oggi compirà 115.000 km. Problemi di batteria? Ha perso un po' di capacità? Ha perso un po' di rispetto a quando era nuova. Ora siamo all'88% e lo vediamo anche dall'applicazione. Lì, perché l'applicazione è collegata tramite OBD, immagino che è messo tramite là nella OBD, porta, via Bluetooth. Via Bluetooth, okay. Real time, leggiamo tutti i parametri. E tra questi abbiamo anche l'energia disponibile. Certo. Qual è l'utilizzo e l'impiego di questa applicazione? Nessuno si sognerebbe di percorrere 40 km con 4 kWh di energia, perché è un consumo 100 Wh per chi ha un'auto elettrica, 100 Wh chilometro sono veramente pochi. In realtà qual è la differenza? La differenza è l'orografia del terreno e le condizioni ambientali nelle quali ci spostiamo. Quindi, data la condizione attuale, data la nostra prossima destinazione, che è la Fast Enel X, ok, quindi Sabina, un'altra colonnina, praticamente la tua applicazione, perché l'hai fatta tu, l'hai sviluppata tu. Sono lo sviluppatore. Fantastico. E tester. La sua applicazione, beh, funziona perché la sta provando sulla sua pelle, ma soprattutto va a calcolare l'orografia, quindi se la strada è in salita, in discesa, insomma variabile anche di temperatura, per far sì che voi abbiate un'autonomia
effettiva, sufficiente per arrivare al prossimo a destinazione. Punto. Che poi il discorso sembra complicato, ma in realtà voi poi guardate l'applicazione, questa schermata, e capite subito se siete in area verde state guidando bene, se andate in area rossa dovete alzare un po' il piede per rimanere in range e per arrivare a destinazione. E abbiamo incredibilmente mezz'ora libera prima di andare a fare i test drive delle macchine elettriche, allora mi diverto a instagrammare foto. Beh, devo dire foto comunque notevoli in ogni condizione di luce. Per quanto riguarda invece la batteria, sono al 35%, sono in pieno live batteria e non so ancora darvi un giudizio, perché è il secondo giorno che lo uso, oggi è giornata veramente molto 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 intensa, quindi per ora rimandato. Vediamo se arrivo comunque a casa senza doverlo attaccare al power bank. I famosi 3 secondi da 0 a 100, un'accelerazione veramente importantissima e beh, prima curva affrontata direi anche in discreta allegria, e direi anche la seconda. 4 ruote motrici, giusto? Quindi due motori, uno frontale e uno posteriore. E niente, la Model X è la Model X di sempre. Il peso ovviamente un po' si sente nel trasferimento di carico tra una curva e l'altra. Però devo dire che per essere una tranquilla, tra virgolette, familiare, comodissima, perché guardate quanto spazio io e che finiture, top, veramente. Ci si può anche divertire in pista, col fatto che quando andiamo veloci, abbiamo raggiunto circa i 200 orari, in fondo al rettifilo, solo il rumore di pneumatici e vento, sentite? E finalmente abbiamo semaforo verde, siamo sul circuito di Vallelunga con una Jaguar I-Pace. Fa veramente strano entrare in una pista in maniera completamente silenziosa, sentiremo solamente gli pneumatici. Vuoi darci 4 dati tecnici? Io non conosco la pista, quindi vado un attimino conservativo, però conservativo fino a un certo punto, perché schiacci e la coppia la senti veramente subito. Non senti tanto il trasferimento di carico nonostante il peso di questa vettura. Questa cosa mi piace veramente tanto. Forte, stiamo già arrivando e siamo già arrivati a 180 all'ora. Qua c'è. Vai, scusa, sto zitto. Le due curve, okay, che si fanno con lo stesso angolo. Poi tanto si addrizza il volante e tanto si accelera fino a mettere giù tutto. Fa strano però non sentire il rumore ed essere però già si a. Si sente il rumore del vento. È bellissimo, bellissima questa cosa, siamo tra l'altro guarda a 180 orari. Forte, stacca. Non si scompone, ma un filo, il peso delle batterie si sente. La buttiamo dentro, questa è una sorta di tornantino. Sentiamo l'handling. Accelerare. Sì. Però senti come la guidi comunque con l'acceleratore, perché avendo tanta coppia comunque. Trasferimento lo senti. Trasferimento lo senti, bello. Anche perché sennò andiamo addosso alla macchina davanti, che mi sa che sta guidando in maniera un pochino più conservativa di noi, ma anche molti meno cavalli. Noi quanti ne abbiamo? Non possiamo superare, sì. Quanti cavalli, quanti kilowatt abbiamo? 596 metri di newton coppia e 172 kilowatt. Come usciamo già? Ma abbiamo già finito. Ma porca miseria. Bene, evento finito, si torna verso l'aeroporto. Comunque evento, devo dire, organizzato molto bene. Mi è piaciuto e speriamo che la mobilità elettrica si ampli sempre di più, ma soprattutto l'infrastruttura, perché poi in realtà il nodo è proprio lì. Ma vediamo il nostro iPhone come si sta comportando. Siamo al 25% di batteria residuo. Sto stressando, l'ho stressato veramente tantissimo. E visto che ho poca batteria, guardate, uso il backup per farmi guidare in aeroporto con all'andata Maps, al ritorno Maps di Apple, di iOS. E sapete che utilizzando l'8 Plus, che rimane ancora uno dei miei telefoni preferiti, vi dico che ergonomicamente questo tasto, ok full screen, ok le gesture, ma il tasto è sempre maledettamente comodo. E ragazzi, guardate cosa mi sta superando la faccia di chi dice che con un'elettrica non si può fare il tassista. Leaf elettrica. Quindi sì, guarda, no, adesso sono in macchina, quindi ho le mani sul volante entrambe, quindi sono anche un po' distante. Si sente bene, si sente molto bene, devo dire.
Eh sì, tutto il tragitto tra l'autodromo e Fiumicino l'ho fatto praticamente al telefono, parte con le cuffie, parte con il vivavoce dell'Apple Watch, che effettivamente ha aumentato il suo volume rispetto al precedente di un bel po', perché sono riuscito tranquillamente a parlare in macchina facendo anche telefonate lunghe senza che mai nessuno dicesse come, non ti sento, boh, forse. E l'8 Plus, beh, si comporta sempre bene, con mappe che devo dire sono comportate bene, me le ricordavo peggio, ma ha riscaldato esattamente come XS Max durante la navigazione web. 20% batteria, sono già sul rosso, ma oggi l'ho veramente massacrato. Mollo la macchina e torno a casa. Non mi fa il check-in online, quindi posso andare lì. Per dove? Dove va? Milano. Non so perché, non va l'applicazione. Non va l'applicazione, non mi dà, cioè mi dà il posto, sei ama, non. Allora, il documento il treno dove va? Milano, Linate. A che ora? 18.30. E ragazzi, a questo giro niente wallet, molto analogico il mio passaggio al fast track. No vabbè ragazzi, lo stavo usando in maniera stress, è comunque molto veloce, funziona veramente molto bene da quel punto di vista, meglio di iPhone X, che a volte scricchiolava un po', a volte aveva dei piccoli lag, lui assolutamente non ne ha. Ma avete visto quella mail che questa qua? Beh, a parte che questa cosa ve la confesso, Buddy Banks, io ho fatto un video sponsorizzato, quindi mi hanno pagato, ma sono diventato uno dei loro migliori clienti perché stresso sempre la concierge, fantastica, mi risolve sempre un sacco di problemi. But voi sappiate che se siete clienti su iPhone XS ci potrebbero essere sorprese, non posso dirvi più purtroppo. Ok, ciao. Vedo. Eh sì, erano i miei genitori che sono Laos, Cambogia, stanno facendo praticamente un giro assurdo, bellissimo, sono in pensione, fanno bene, se la godono, ragazzi, se potete viaggiate, girate, perché vi apre veramente tantissimo la mente. Ore 19.41, terrato Milano, non benissimo, 2% batteria. E per cosa uso l'ultimo 2% di batteria? Vabbè, ovviamente mi ha dato un messaggio a Chiara, ma per attivare l'LTE su Apple Watch, perché proprio oggi è possibile attivare, vedete, il Vodafone One Number, che mi costerà primi 3 mesi gratis e poi 5 euro al mese in più, però dovrebbero regalarmi 5 giga, sai che soddisfazione. Eh sì, è proprio così, 5 euro al mese, vabbè, prosegui, perfect, in attivazione, vai, la ghiera rossa finalmente anche in Italia funzionante. E mentre aspetto l'attivazione pago contactless il parcheggio. È di una comunità unica questa. Vai, si vola al parchetto a mangiare la pizza in famiglia. Arriverò col telefono scarico. Ore 20:16, non posso dirvelo sul live batteria perché è morto. È morto. Ma il vantaggio di aver attivato la rete cellulare sul watch è che posso chiamare col mio numero Chiara e dirle che sto arrivando. Pronto? Ciao amore, io sto arrivando, dove sei? Ok, 5 minuti sono lì. Amore, Gabriele ha tutto sul chat. Vabbè, gli passerà. Ciao. No vabbè ragazzi, questo è un vero valore aggiunto di avere la sim virtuale nell'orologio. Direi che questa giornata è durata a sufficienza. Sono un po' stanchino, ma ho la voglia di una grande pizza insieme a famiglia ed amici. E noi ci vediamo alla recensione completa. Ciao.